Buon pomeriggio, ben ritrovati al consueto appuntamento con l'informazione. Questa è l'apertura del telegiornale di oggi. Si è svolta presso l'Hotel Nettuno una conferenza stampa indetta dall'avvocato Massimo Ciullo, difensore di fiducia di Piero Gioia. Avviata l'indagine da parte dell'autorità di vigilanza dei contratti pubblici, in conferenza stampa è stata illustrata la comunicazione formale con la quale l'autorità ha avviato l'istruttoria nei confronti del Comune di Brindisi per la verifica della legittimità dell'affidamento del servizio di igiene urbana e complementare, inclusa la raccolta differenziata, alla società Monteco. Sentiamo. Vicenda Monteco, sulla quale voi chiedete di fare molta chiarezza, secondo voi lei la Commissione ha il titolo per incidere sul rapporto Comune-Monteco? Ma io credo che abbia non solo titolo, ma abbia appunto un'autorità notevole perché è stata istituita proprio per quella, l'autorità di vigilanza sui contratti pubblici, che è un organismo nazionale, addirittura oggi esprime anche valutazioni e pareri ufficiali che entrano a far parte di quelle valutazioni tenute in grande considerazione dalla giurisprudenza e dunque anche dai magistrati quando vanno a fare le sentenze in materia di appalti. È un organismo che secondo me invece sulla vicenda ha un grande potere, anche perché può attivare un procedimento sanzionatorio nei confronti di chiunque, di qualunque amministrazione pubblica ometta di rispondere alle sue indagini, alle sue richieste di chiarimenti e in questo caso appunto nello specifico relativamente alla vicenda Monteco Comune di Brindisi ci sentiamo confortati da questo intervento dell'autorità di vigilanza perché rispetto alle innumerevoli richieste di accesso agli atti, di risposte, di chiarimenti, di spiegazioni che erano sempre rimaste o inevase o addirittura avevano visto un diniego di risposta e oggi finalmente, ma contraddittoriamente, delle risposte da parte del Comune che tuttavia rimangono in una sfera di ambiguità e di contraddizione, un intervento dell'autorità di vigilanza, così come c'è stato ed è stato formalizzato, nel momento in cui ha messo in mora il Comune di Brindisi per dare delle risposte, ci dà un senso di maggiore serenità rispetto a quei dubbi, a quelle ombre, a quelle esigenze di chiarezza che da tanto tempo rivendichiamo. Quella del suo assistito è una battaglia che va avanti da diversi mesi. È una battaglia personale, secondo lei, o può avere dei risvolti pubblici? Ma io credo che ogni battaglia personale che poi riguardi profili sociali, politici, economici ha sempre dei risvolti pubblici. Nel caso specifico nasce e rimane una battaglia personale che è frutto di una serie di comportamenti della Monteco nei suoi confronti che lui ha subito attraverso addirittura un doppio licenziamento durante la vigenza, la permanenza del primo licenziamento che già di per questo è un'abnormità del sistema. C'è un soggetto licenziato due volte senza neppure essere mai stato reintegrato, ma questo, ripeto, attiene molto all'aspetto del suo rapporto di lavoro con la Monteco. È chiaro che, trattandosi di una vicenda legata alla gestione di uno dei più importanti appalti pubblici del Comune di Brindisi, anche per l'importo, parliamo di 14 milioni di euro circa all'anno, e del ruolo che aveva Piero Gioia quale direttore del centro servizi, si allarga, a dismisura su tutti gli aspetti della questione. Ed ora nessuno potrà dire a Palazzo di Città che il rapporto instaurato con Monteco sia dei più limpidi. I rilievi mossi dalla Commissione di vigilanza sui pubblici appalti suona come una vera e propria condanna all'operato degli uffici comunali, sia ecologia che lo stesso ufficio contratti ed ora anche quello legale. Coinvolti anche gli attuali amministratori in questa kermesse degli errori in un solo rapporto commerciale. Quanto accumulato in questi anni nelle varie fasi dei contratti e nella gara con Monteco batte tutti i record. Ma vediamo nel dettaglio cosa hanno denunciato oggi l'avvocato Ciullo, legale del dipendente Piero Gioia, che lo ricordiamo ha in corso una serie di ricorsi civili, ma anche alcune procedure penali. Al di là delle vicende personali di Piero Gioia, l'avvocato Ciullo ha voluto rimarcare l'aspetto sociale della conferenza stampa di oggi, insomma una specie di avviso pubblico per la città che certamente non resterà nel silenzio generale, anche perché da quello che si è capito dalla famosa lettera della Commissione, di rilievi al Comune ne verranno fatti e come. È stata anche pubblicizzata una lettera del dirigente dell'ufficio ecologia che di fatto, almeno per quanto sostenuto dal legale di Gioia, ammetterebbe che i locali in cui si esercita l'attività a Brindisi non sarebbero agibili con tutto ciò che ne consegue. Però c'è da dire che questa vicenda fu denunciata da tempo da Gioia e portò anche ad alcune verifiche degli uffici preposti che non hanno ravvisato estremi per la chiusura dell'attività. Ciò che però lascia perplessi è il fatto che la Commissione di vigilanza abbia ravvisato in estrema sintesi che il
bando di gara non firmato dalla Monteco determinerebbe una situazione di contrasto evidente tra le due parti e che non sarebbe stato quindi più possibile intraprendere rapporti normali tra Comune e Monteco, almeno per un anno, così come recitano le norme generali in materia di appalti pubblici. Il fatto poi che si sia instaurato un contenzioso per l'attivazione della fideiussione rende ancora più improbabile il mantenimento di un rapporto di fiducia tra ente pubblico ed azienda. Il Consiglio provinciale, con all'ordine del giorno ricognizione, stato di attuazione, programmi e salvaguardia, equilibri di bilancio 2012, variazioni, non si è tenuto per mancanza del numero legale. Al terzo appello erano presenti soltanto 11 consiglieri. L'assessore al bilancio Vincenzo Baldassarre ha comunicato la decisione di ritirare la discussione dell'unico punto all'ordine del giorno, in quanto sono state rilevate incongruenze tecniche, nonché di stampa e di impaginazione. Baldassarre nella stessa lettera ha fatto sapere che si provvederà quanto prima ad emettere nuova proposta di deliberazione consiliare con i dovuti pareri tecnici. E alla fine dei lavori si è riunita la conferenza dei capigruppo, che ha fissato per il 19 ottobre la prossima convocazione del Consiglio provinciale. L'intervista. Consigliere, la maggioranza, secondo quanto detto ieri, non è pronta per l'assestamento di bilancio. Lo sarà entro il 22 ottobre? Ma questo bisogna chiederlo alla maggioranza. Noi sappiamo che oggi ci è stata presentata una relazione degli uffici di ragioneria che boccia gli equilibri di bilancio della Giunta Ferrarese. C'è un dato certo, ci sono almeno 2 milioni di euro di spese da tagliare, c'è uno scostamento dal saldo obiettivo di 8 milioni di euro. Quindi che cosa è venuto fuori? Che prima di tutto, visto che la maggioranza non si è presentata neanche oggi, i veri schettino della provincia di Brindisi sono Ferrarese e la maggioranza che lo sostiene, ormai in fuga. Che questo ente ha il disastro finanziario e l'eredità che viene lasciata ai brindisini sono un commissario prefettizio che applicherà tasse, una cittadella ormai chiusa, una università sfrattata, decine di lavoratori della Santa Teresa che non hanno certezza per il domani, e intendo domani e non chissà quando. Questa è un'eredità terribile che viene lasciata da chi per ambizioni personali sta andando a Roma a cercare una soluzione personale, mentre i brindisini vengono abbandonati a un destino che non sarà sicuramente roseo per i prossimi mesi. In Italia altri presidenti di provincia stanno ritirando le dimissioni per rimanere sul territorio a difendere fino alla fine gli interessi dei brindisini. Nel nostro caso è evidente a tutti che stanno fuggendo. L'opposizione vi contesta di non avere le carte in regola per l'assestamento di bilancio. Voi cosa rispondete? Ma noi fin dal primo momento siamo stati convinti, come Partito Democratico, che l'impegno massimo della responsabilità che ci hanno consegnato gli elettori e i cittadini di questa provincia sia quello di consegnare ai cittadini un riequilibrio di bilancio che preveda nessun taglio e nello stesso tempo nessun aumento delle tasse. Siamo convinti che questo sia possibile, stiamo lavorando su questo, ecco perché adesso tra l'altro è stata convocata anche una conferenza di capigruppo che ha previsto la nuova data del Consiglio provinciale. Il presidente della provincia Massimo Ferrarese ha chiesto un intervento dei parlamentari locali affinché si facciano promotori di un decreto urgente per salvare l'Università di Brindisi e la Santa Teresa S.P.A. dove lavorano più di 140 dipendenti. Non voglio fare polemiche né rispondere alle stesse, dice Ferrarese, ma quello che chiedo ai nostri parlamentari è di unirsi per una volta al di là del colore politico per questa battaglia. E in questi giorni, a seguito di un apposito sopralluogo, l'amministrazione comunale sta provvedendo a bonificare l'area di canale Inferno al rione Sant'Angelo, il tutto attraverso l'intervento della Multiservizi e della Monteco e quindi a costo zero per la stessa amministrazione. Si tratta di un intervento che si rendeva necessario dopo anni di abbandono e di incuria di quell'area. Sempre nell'ambito dello stesso quartiere, gli uffici all'urbanistica e ai lavori pubblici stanno predisponendo un piano di rigenerazione urbana complessivo che riguarderà in particolare la pubblica illuminazione, le strade e i marciapiedi. Ma a proposito del canale Inferno, consentiteci, si tratta di un risultato che sentiamo in parte anche di Puglia TV, non fosse altro che per i tanti servizi di denuncia che da anni abbiamo realizzato e mandato in onda sull'argomento, e di questo ovviamente siamo compiacenti.
Ieri Rebus, la trasmissione condotta da Renato Rubino, si è occupata della piattaforma polifunzionale della zona industriale, dell'ampliamento della discarica annessa gestite da termomeccanica e bloccate dallo scaricabarile tra regione e provincia. La trasmissione andrà in replica dopo questa edizione del telegiornale. Ne anticipiamo un frammento. L'inceneritore, io non lo chiamerò mai termovalorizzatore, quello è un inceneritore progettato nel 1986 e oggi il meno bravo degli ingegneri ambientali laureatici in ingegneria ambientale, appunto, avrebbe un risentimento morale nel verificare, nel guardare quella tecnologia obsoleta, vecchia, stravecchia. Quello è un impianto IPPC, quindi come tale è un impianto che è soggetto ad AIA. Nel 2006 il proprietario di quell'impianto, il consorzio ASI, presenta alla regione la richiesta di autorizzazione di compatibilità ambientale. In questo caso, nell'AIA, la valutazione di impatto ambientale è un endoprocedimento, cioè è un procedimento che sta all'interno del procedimento globale di AIA. Non c'era allora, non c'era stato ancora il trasferimento che è avvenuto nel 2008 delle competenze sulla valutazione di impatto ambientale e sull'AIA dalla regione alla provincia. Le quantità, fra le altre cose, erano abbastanza limitate, per cui diciamo, non c'era necessità allora di un intervento della regione. Però, diciamo, la provincia non aveva competenze. Quell'autorizzazione, fra le altre cose, è appellata anche, osservata anche da chi vi parla. Io probabilmente sono stato l'unico a presentare delle osservazioni alla regione e alla provincia, ad ambedue gli enti, su quell'autorizzazione di impatto ambientale. È decaduta. Perché è decaduta? Perché è stata bocciata. Cioè non ha avuto la certificazione ambientale, così come è presentata quell'autorizzazione, quella richiesta di autorizzazione, è stata bocciata. Anche perché gli studenti della provincia di Brindisi sono tornati in piazza insieme agli studenti di tutta Italia. Il corteo a Brindisi è partito dal piazzale della stazione per arrivare in piazza Vittoria, dove si è svolta un'assemblea pubblica di confronto tra le situazioni dei diversi istituti scolastici in merito alla nuova proposta sulla scuola denominata PDL Aprea 2. Gli studenti hanno formulato le loro proposte. Corteo degli studenti in concomitanza con la manifestazione nazionale, quali sono le vostre motivazioni? Sì, le nostre motivazioni quest'anno sono tante, perché purtroppo ogni anno sono sempre di più. Abbiamo una nuova proposta di legge che è già arrivata al Senato ed è già passata in commissione alla Camera, che porta a grandi privatizzazioni all'interno della scuola, la possibilità dei privati, dell'ingresso dei privati per le decisioni anche in merito alla didattica, e va ad abrogare i diritti di assemblea e di rappresentanza. Inoltre ci sono sempre più problemi sull'accesso alla scuola e all'università, in quanto aumentano le tasse ma sono sempre meno le risorse sul diritto allo studio ed è diventato praticamente un lusso per tutti. In Puglia, per esempio, abbiamo una copertura di borse di studio pari soltanto poco oltre il 50%, quindi in sostanza soltanto uno studente su due riesce ad ottenere la borsa di studio. Ecco perché chiediamo anche a Vendola finanziamenti la legge regionale. Nello specifico cosa richiedete? Allora, il cammino deve partire da oggi e deve durare tutto l'anno scolastico e richiediamo in primo luogo una legge nazionale sul diritto allo studio, che sanciscono volte per tutte in tutto il paese quali sono i diritti di tutti gli studenti e le agevolazioni che permettono a tutti di esercitare il loro diritto di studiare. E poi dobbiamo partire nelle scuole, fare lavoro di informazione, e partendo dalle cogestioni, assemblee pomeridiane. I lavoratori del centro di aggregazione giovanile, una quindicina in tutto, si rivolgono al sindacato nel tentativo di salvare la loro posizione e soprattutto il loro posto di lavoro. Come è noto, sono finiti i fondi PON del Ministero dell'Interno, che in pratica finanziavano l'attività della struttura, fondi riconosciuti in quanto si trattava di un edificio confiscato ad un contrabbandiere locale. La pubblica amministrazione non ha potuto garantire granché se non l'apertura al massimo fino alla fine del
dell'anno. I lavoratori si sono dunque rivolti al sindacato. Ce ne parla Vincenzo Cavallo della funzione pubblica della CGIL. Il centro di aggregazione giovanile sta per chiudere. Il sindaco ha comunicato l'intenzione di prorogarne l'apertura fino a fine anno. Sta di fatto che 14 lavoratori rischiano di perdere il posto. Quali sono le vostre intenzioni? Sì, questo è vero, si rischia di chiudere, però non è detto che chiude. Questo è una promessa che noi facciamo a noi stessi, perché dobbiamo garantire, anzi più che garantire, dobbiamo cercare in tutti i modi di salvaguardare questi posti di lavoro, sia come posti di lavoro, ma anche per quello che fanno, per l'importanza sociale che ha questo centro. Secondo noi la città di Brindisi non può far meno di questo servizio, perché sia uno per il servizio che fa, due per dove stanno collocati. Non ci dimentichiamo che stanno in un locale dove qualche anno fa è stato tolto alla mafia e dato ai servizi sociali. Il rione dove si lavora è un rione a rischio, dove c'è molto più bisogno di altri luoghi. Cioè, questo è per noi un punto di non ritorno, cioè nel senso dobbiamo garantire a tutti i costi questo servizio, e credo che l'amministrazione comunale l'altro giorno l'ha anche riconosciuto, perché ha detto chiaramente il sindaco che conosceva bene il lavoro che stanno facendo e si impegnava, e come si è impegnato, a trovare anche le soluzioni atte per la salvaguardia di questo servizio, non nascondendo le gravi difficoltà economiche in cui versa l'ente per i vari tagli che tutti sappiamo, la spending review e compagnia bella, dove purtroppo quotidianamente tutti gli enti locali sono sottoposti a tagli. Però questo non pregiudica la continuazione di questo servizio. Ripeto, noi siamo stati chiari col sindaco, noi accettiamo le sfide, vogliamo vederci chiaro, vogliamo dare il nostro contributo, i lavoratori vogliono dare il loro contributo, sapendo che dove si può tagliare, dove ci sono dei privilegi, dove ci sono degli sprechi, siamo noi i primi a denunciarli e cercare in tutti i modi di evitarli. Questo è quello che ci sentiamo di dire e che vogliamo fare come organizzazione sindacale, come CGIL, insieme a tutti i lavoratori, ma non soltanto del centro di aggregazione giovanile, perché stiamo attenti, a febbraio si aprirà una partita grossa dove scadono la maggior parte dei servizi sociali del Comune di Brindisi, dove tanti altri servizi dobbiamo avere le idee chiare da oggi. Ecco, per questo noi abbiamo chiesto un tavolo permanente con l'amministrazione comunale per cominciare a discutere da adesso, per non trovarci poi impreparati domani in delle decisioni che si dovrebbero fare, e dobbiamo stare anche attenti ad altro, perché a volte prevedere delle soluzioni facili che magari possono essere immediate, che possono farci risparmiare qualcosa, possono essere delle deleterie domani sia per i lavoratori e anche, ma più che altro, per i soggetti deboli che noi stiamo, di cui stiamo parlando. Ecco perché, primo, salvaguardare i deboli; secondo, la cosa principale, noi dai diritti acquisiti, dalla tutela del personale non si torna. Siamo disponibili a discutere di tutto, però non possiamo fare passi indietro, perché il lavoro è sacro, specialmente in una città come Brindisi, dove sono ragazzi e ragazze laureate, professionalmente preparate, che stanno dando l'anima per queste cose, ma ripeto, sia questo servizio anche gli altri. E allora dobbiamo cercarli di premiarli, ripeto, salvaguardando e cercando anche di trovare nelle virgole, nei capitoli di spesa dove ci sono degli sprechi, siamo i primi che ci vogliamo mettere in prima linea a tagliare, perché non dobbiamo dare soltanto certezze, ripeto, ai lavoratori e agli utenti che hanno bisogno. Nell'ambito delle iniziative legate al progetto Brindisi, capitale dell'antimafia, si è svolta presso l'ex convento Santa Chiara la presenza del libro Pio La Torre di Lo Monaco Vasile. Si tratta della ricostruzione della vita di un uomo a cui l'intero paese deve molto. Proseguono gli appuntamenti promossi nell'ambito del progetto Brindisi, capitale dell'antimafia. Questa sera presentazione del libro Pio La Torre, esempio di legalità, un messaggio sicuramente estremamente attuale. Sì, Pio La Torre è stato un po' il simbolo. Quando morì era a capo di un movimento pacifista contro i missili, non solo quelli americani in Italia, ma anche quelli sovietici, e fu ucciso da quattro killer che ammazzarono lui e il suo autista.
In seguito a questa morte lo Stato si decise ad un intervento forte, mandò il generale Dalla Chiesa a Palermo, solo che non dette al generale Dalla Chiesa i poteri necessari. E quindi 100 giorni dopo l'incarico anche il generale Dalla Chiesa venne ucciso. Era il 1982, le grandi stragi erano cominciate, un anno dopo morì il capo del tribunale di Palermo, Rocco Chinnici, più altri poliziotti e carabinieri. Tuttavia iniziò anche la riscossa, tant'è che nell'84, due anni dopo la morte di La Torre, Giovanni Falcone rese nota la collaborazione di Massino Buscetta, che svelò un po' i segreti di Cosa Nostra, e quindi i corleonesi che tentarono il grande colpo lo ebbero e risposero, come sappiamo, tragicamente con gli assassini di Falcone e Borsellino. E la storia della nostra nazione è importante farla conoscere anche ai più giovani? Ma direi di sì, innanzitutto perché noi stiamo parlando di persone normali che però scelsero di vivere coraggiosamente. Se il termine non sembra retorico, erano dei veri e propri eroi. Io Pio La Torre lo conoscevo bene. Era un uomo normalissimo, pieno di passioni, di entusiasmo, soprattutto per la sua Sicilia. Un uomo di straordinario rigore morale e di grande combattività. Venne ucciso esattamente perché lui si contrappose alle cosche. E quindi la normalità che le cosche volevano imporre era la loro normalità. E quindi è importante che i giovani sappiano che non è tutto così, che ci sono dei sacrifici talvolta dolorosi, però l'esempio di queste persone è un pezzo bello della storia d'Italia. Presso il Caffè Libreria Camera Sud è stato presentato il libro L'aspra stagione, alla presenza dell'autore Tommaso De Lorenzis, la vita di un giornalista tra cronaca e leggenda, mori e politica, lotta armata ed eroina. La nascita di un quotidiano che cambierà i linguaggi della carta stampata, un far west chiamato Roma. L'aspra stagione, la vita di un giornalista raccontata tra cronaca e leggenda, qual è il messaggio? Il messaggio è, diciamo, questo è un libro molto particolare perché non è né un saggio, né una biografia, né un, diciamo, un romanzo. Intreccia forse tutti e tre gli stili, però è diciamo, un tentativo ben riuscito di storicizzare un periodo della nostra storia recente, fatto da due giovani autori, scrittori e anche giornalisti che non hanno vissuto quegli anni e che tentano di ricostruire attraverso la storia di Carlo Rivolta, diciamo, la storia di questo paese e, diciamo, le contraddizioni che in qualche maniera ne sono venute fuori, cioè il periodo che va dai primi anni 70 fino a dopo il sequestro Moro. La vita, la cronaca di un giornalista raccontata da due giovani, un libro che si rivolge sicuramente anche ad altri giovani per trasmettere un messaggio preciso. Sì, la cosa infatti che emerge maggiormente è che due giovanissimi scrivono la vita e affrontano la storia di un giornalista che è stato testimone degli anni 70 nel nostro paese, che furono anni molto convulsi, e Carlo Rivolta è stato non solo protagonista ma testimone di quella stagione del nostro paese, una stagione che fu contrassegnata da molti sogni ma anche da molte sconfitte, e dunque ripercorrere la storia di questo straordinario ed eccellente giornalista significa raccontare la vicenda politico-culturale di quella stagione, che resta comunque un periodo irripetibile nella storia di questo paese. Il Comitato Unitario Provinciale Brindisino per il referendum sul lavoro aprirà la campagna di raccolte firme domani alle 18.30 in Piazza Vittoria. Il Comitato invita dunque la cittadinanza presso i banchetti presenti in piazza a firmare e sostenere i referendum relativi all'abrogazione dell'articolo 8 della legge 14 settembre 2011 numero 148 risalente al governo Berlusconi e alle modifiche introdotte dal governo Monti all'articolo 18 dello Statuto dei diritti dei lavoratori. Ci separiamo per qualche minuto, c'è la pubblicità, poi lo sport tra poco.